Ecco Giorgio, siamo a Radio Vanessa, finalmente arrivato. Come ti senti? Benissimo, mi sembra tornare indietro nei mitici anni 70, quando nascevano le radio libere, un tuffo nel passato, ma pronti nel presente, come dire, ecco. Quindi una forte sensazione, una grande emozione, e bello, nel cuore di Venezia, che pulsa ancora nel centro storico, nella Venezia vera, nella Venezia popolare di Castello, adiacente a Via Garibaldi e le mura dell'Arsenale. Quindi bello, molto bello. Posto tattico dove sviluppare un bel discorso e ambientare una storia singolare. Certamente, certamente, sì. Ispirazione e sensazione di grande ispirazione, emozione. E quindi nascerà qualcosa, si creerà qualcosa in questo. Le musiche che hai portato, puoi farci vedere il disco? Io ho portato una specie di compilation di musica che io ascolto anche in macchina, da James Brown a musica soft, musica anche comunque, se ve la ricordate, la musica da disco music, perché no, e musica anche reggae, musica che ha accompagnato il tuo cammino artistico, certamente, o qualcosa anche di più impegnativo, dai Jethro Tull, il mitico Ian Anderson e altri ancora che abbiamo qui, che ho qui dentro. Bene, allora andiamo a ascoltarci un po' di musica, andiamo a parlare con te in diretta, fra poco meno di 20 minuti comincerà il programma. Siamo in diretta su Radio Vanessa, la radio di Venezia, del centro storico di Venezia, con Giorgio Bortoli, scultore, artista con la A maiuscola, venezianissimo e con origini artistiche anche nel DNA. Grazie. Just ain't